I think I'm grateful to every actress that I've worked with. It's different when I was younger. You know, I hate casting, so I find casting is very unnatural process. So you meet people and you say that you're too big, or you're too small, you're too pretty, you're not pretty enough, you're too dark skin, you're too white skin. It's hard to, so it's better to imagine a film for someone. That's what I try to do. It's not a case for me, it's not my project. But like I imagine films for Juliette or for Denis Laban or for other actresses in that. But I didn't film many people, you know, because I made a few films and I usually make films with the same actors, okay. But I'm grateful and I think they were, because I don't see myself, I don't know how to do anything, I didn't study cinema, I don't know how to direct actors, I don't know how to hold a camera, I don't know how to record sound, I can't build a set, I can't do much. So I need good people, because I'm in kind of chaos and I need precise people who know what they do. And it was lucky in that way, you have to find them. Good people, and I feel grateful and proud of every actor and actress I've built. Sono grato del lavoro svolto da qualunque attore o qualunque attrice che ha lavorato per me. Penso anche quando ero più giovane c'erano, come dire, delle differenze, però da sempre il casting è stato un processo innaturale per me. Si incontrano delle persone alle quali si dà un responso del tipo sei troppo basso, sei troppo alto, oppure sei troppo magro, troppo robusto, anche il colore della pelle, la tonalità della pelle diventa una discriminante. Come ho detto prima, Annette non è un mio progetto, quindi posso rispondere relativamente magari agli altri film che ho realizzato precedentemente. E ho lavorato, come ho già detto prima, fondamentalmente con gli stessi attori nell'ambito della mia carriera. Ho filmato quindi sia con Juliette che anche con Denis, come dicevo prima. E, Juliette Binoche e Denis Laban. Esattamente. E sono grato comunque sia di tutti quanti gli attori con cui ho lavorato. Io in realtà non ho studiato per fare il cinema, non so come dirigere, non so come registrare un suono, non so neanche come tenere una videocamera in mano e pertanto servono diverse persone che siano brave nel loro lavoro. C'è bisogno del caos che porta ognuno di noi, ma c'è bisogno ugualmente anche della precisione. E devo dire la verità, sono stato semplicemente fortunato nel trovare nella mia carriera attori e persone che hanno portato tutto questo per la realizzazione del mio lavoro.